Diventano operative le misure della Regione Piemonte per mitigare l'inquinamento delle acque. Come ci si comporta utilizzando oxadiazone e diserbi, professor Aldo Ferrero? Direi che la soluzione ottimale per ottenere dei risultati validi dal punto di vista della gestione degli infestanti è quella di integrare l'impiego di questo diserbante alle dosi ridotte rispetto a quelle autorizzate, ma pur ancora molto efficaci, con delle tecniche colturali agronomiche, ad esempio intervenendo adeguatamente con opportune tecniche colturali come le lavorazioni adeguate in relazione al tipo di infestazione, oppure la gestione dell'acqua in maniera adeguata, semine, alternare semine dove possibile, sia chiaro, semine in acqua con semine in asciutta, oppure ancora utilizzando anche altri diserbanti che hanno un'azione complementare, anche se non risolutiva come tali, nei confronti delle malerbe per le quali viene impiegato l'oxadiazone. Ricordiamo che il riso coltivato in sommersione potrà utilizzare una dose massima di 0,8 litri ad ettaro e il dispositivo della Regione Piemonte assicura non genera resistenze, è così? Sì, è così, è così. L'oxadiazone è una delle molecole che non crea problemi di resistenza. Noi infatti siamo sempre molto cauti nel proporre riduzioni di dosaggio rispetto alle dosi in genere massime. Ricordo ancora che comunque il dosaggio indicato dalla Regione Piemonte, 0,8 kg ad ettaro, è compreso nell'ambito delle dosi che sono indicate in etichetta, 0,65 e 1,3 per quanto riguarda gli impieghi nelle risaie sommerse. Mentre invece per chi coltiva in asciutta, riso coltivato in asciutta con semine interrate e irrigazione turnata, la dose massima è 1,5, esatto? Sì, è così. Questa è una dose che corrisponde alla dose di etichetta, la minima di etichetta per queste condizioni di impiego. E noi riteniamo che sia più che adeguata, se vengono rispettate, come dicevo precedentemente, le buone pratiche colturali, più che sufficiente per controllare le infestanti per le quali il prodotto è usato in queste condizioni. Si dice anche nel dispositivo che va effettuato un unico trattamento entro 7 giorni prima della semina in acqua, parliamo di oxadiazone con riso in sommersione, non bisogna scaricare l'acqua nei canali nei primi 5 giorni dopo il trattamento. Perché? È molto importante questo aspetto, è importante perché è stato verificato da un'intensa sperimentazione che i diversi prodotti utilizzati per la difesa delle colture, prodotti agrofarmaci e anche l'oxadiazone, subiscono un importante processo di degradazione nel primo periodo della prima settimana successivo all'applicazione. Quindi se evitiamo di far circolare le acque della risaia sulla quale sono stati effettuati i trattamenti con oxadiazone, ma come peraltro di tante altre molecole, noi preveniamo il rischio di contaminazione delle acque. Concludiamo con il riso coltivato in asciutta per ricordare che va effettuato in quel caso un unico trattamento e va fatto in preemergenza, esatto? Sì, è così, ma del resto questa è la tecnica ordinariamente seguita, o meglio, una tecnica che sarebbe opportuno seguire, sia per quanto riguarda la riduzione del rischio di contaminazione delle acque, ma soprattutto anche per quanto riguarda l'efficacia nei confronti delle malerbe.